Ciao e benvenuti, io mi chiamo Antonino e questo è lo Scaccianoce, il canale dedicato all'audio di alta qualità e molto altro. Chi segue il canale è abituato alle nostre recensioni di DAC e streamer quasi totalmente di produzione cinese, tranne Volumio che chiaramente è italiano. Ma oggi vi sorprenderemo con una variazione molto interessante, quindi preparatevi ad immergervi nella qualità sonora britannica con la recensione dell'MX-N10 di Cambridge Audio. Sì, avete sentito bene? Questa volta esploreremo le caratteristiche e le prestazioni di uno streamer prodotto da una delle aziende audio più rispettate al mondo. Ma chiaramente continueremo comunque ad esplorare il vasto panorama degli streamer sia cinesi che di altre provenienze. Ogni prodotto porta con sé qualità uniche e interessanti, chiaro. E non vediamo l'ora di condividere con voi le nostre opinioni sull'MX-N10. Ma prima di iniziare vorrei ringraziare Simon di Cambridge Audio per avermi inviato il dispositivo per realizzare questa recensione, quindi grazie. E senza ulteriori indugi, quindi sigla e andiamo subito all'unboxing. Ed eccoci pronti per eseguire l'unboxing, scatola molto generosa e come è possibile vedere impacchettata a dovere. Mi è stata spedita dalla Germania, probabilmente Cambridge avrà un deposito lì. Ma andiamo avanti e magari velocizziamo un attimo la registrazione. Ok, ecco qua, MX-N10 appunto di Cambridge, scatola molto carina dove sono raffigurati tutti i vari servizi a cui il dispositivo si collega, compreso Roon. Ma apriamo la scatola, ecco qua, molto carina questa confezione che non lascia nulla al caso. Partiamo subito con il QR code per effettuare la registrazione del prodotto. Un manualetto con importanti istruzioni sulla sicurezza ed il quick start per seguire diciamo le istruzioni per la prima installazione. Molto accurato con tutte le varie diciamo figure da seguire, no? Per chi magari è meno avvezzo. Poi abbiamo questo scatolotto qua dove dovrebbero esserci le antenne per il Bluetooth e il Wi-Fi. E i cavi di alimentazione, infatti sono qua due cavi, uno prettamente londinese con i classici tre piodini e poi il nostro cavo. Mi sarebbe piaciuto l'altro cavo, diciamo con quello più grosso con l'attacco jack, ma pazienza, qui ci sono le antennine, mi sa che non dovevo aprirlo così, ho strappato tutto ed ecco qua le antennine, chiaramente per il Bluetooth e per il Wi-Fi. Attenzione, mancate tutto, mettiamole da parte, adesso non lo vediamo. E poi abbiamo lui, il protagonista di questa recensione, l'MX-N10. Leviamolo da questa pochette, eccolo qua, molto elegante con la classica colorazione Cambridge Lunar Grey. Questo è il posteriore del dispositivo, faremo un approfondimento più avanti, e questo è l'anteriore, ripeto, molto elegante. Che dire altro, non perdiamoci ancora in chiacchiere e andiamo a effettuare una bella panoramica del dispositivo. L'MX-N10 fa parte della serie entry level di Cambridge Audio, insieme al fratello maggiore, la XN10. Fratello maggiore solo per dimensioni, in quanto offrono le stesse prestazioni e connessioni. Cambridge ha voluto realizzare due diversi dispositivi, uno compatto per facilitarne il suo posizionamento e l'altro che rispetta le stesse dimensioni della linea degli integrati RX, per comporre magari un impianto più equilibrato, specialmente quando si decide di impilarli uno sull'altro. E come di consueto diamo adesso un'occhiata al retro del dispositivo per cercare di capire con dovizia di particolari tutte le connessioni che offre. Partendo da sinistra verso destra troviamo subito le uscite RCA per collegare a valle l'amplificatore. Spostandoci un po' a destra abbiamo le due uscite digitali, una ottica e l'altra coassiale, per collegare un eventuale DAC, magari di livello superiore, e utilizzare l'MX-N10 come puro trasporto. Una porta di servizio solo per un'eventuale manutenzione. Nel manuale è raccomandato di non collegare nulla poiché si potrebbero causare dei danni.
un'interfaccia USB 3.0 per collegare chiavette o hard disk, la classica porta LAN Gigabit per collegare in rete, l'ingresso per l'alimentazione ed in alto infine abbiamo le due antennine, uno per il Bluetooth e l'altro per il Wi-Fi. Mi sa che con il retro del dispositivo abbiamo terminato, non ci resta ora altro che vedere cosa c'è sotto il cofano dell'MX N10. Ed eccoci al cospetto dell'MX 10 a cofano aperto. La prima cosa che salta subito all'occhio è il modulo proprietario Stream Magic di quarta generazione, composto da un processore quad core ARM Cortex A53 da 1,8 GHz. Già integrato nei celebri modelli CXN V2, negli integrati della serie Evo e nel top di gamma Edge NQ. Spostandoci a sinistra del dispositivo possiamo vedere l'alimentatore switching incapsulato 5V 4A. Invece tutto a destra, proprio dall'altra parte del dispositivo, lo stadio di conversione digitale analogico, che sarebbe questo chip che vediamo qui. Chip di alta fascia di Sabre, precisamente l'S9033Q. Con questo chip l'MX N10 riesce a riprodurre file PCM fino a un massimo di 768 kHz, 32 bit e DSD 512. Il dispositivo ha anche il Wi-Fi e il Bluetooth e, se non sbaglio, questo dovrebbe essere il chip dedicato al Wi-Fi e questo qui sopra quello al Bluetooth, ma non ne sono sicuro. Comunque sia, ha un Wi-Fi dual band che va dai 2,4 ai 5 GHz, un Bluetooth 5.0 A2DP che supporta le codifiche SBC e AAC. Con l'interno del dispositivo mi sa che abbiamo terminato, adesso non ci resta altro che prenderlo, posizionarlo al suo posto e capire tutte le sue funzionalità con l'app proprietaria che si chiama proprio Stream Magic. Ok, ci siamo, abbiamo posizionato l'MX N10 al suo posto e collegato al mio amplificatore a stadio solido, il Tony Winner AD99D. Il dispositivo ha le seguenti dimensioni: 215 mm di larghezza, 191 di profondità e 52 di altezza. Sul pannello frontale troviamo il tasto di accensione standby, un LED che indica lo stato della rete in base al suo lampeggiare e quattro tasti per impostare le nostre stazioni radio preferite o le nostre playlist preferite. È giunto il momento di testare le funzionalità del dispositivo, quindi adesso ci spostiamo nell'app Stream Magic per comprendere meglio il suo funzionamento. Ed eccoci qui sul mio tablet. Io sto utilizzando un tablet della Samsung, un S7 Tab credo o qualcosa del genere, ma avviamo l'applicazione. Applicazione devo dire molto reattiva e soprattutto molto semplice da utilizzare, quindi un grande applauso ai sviluppatori di Cambridge. Ma andiamo alla spiegazione. Se vediamo qui sopra ci sono tutte le sorgenti a cui noi possiamo accedere, io le ho selezionate tutte, ma possiamo deselezionare quelle che non ci interessano e far vedere soltanto quelle, diciamo, che ci interessano da queste spunte qua che vedete qui a destra. Torniamo indietro e andando avanti vediamo le stazioni recenti che abbiamo ascoltato e lui ce le ripropone qua. Ancora sotto le preimpostazioni che possiamo fare, sia le 4 che vediamo sul frontale del dispositivo, ma ne possiamo fare altre che però potremmo accedere soltanto dall'applicazione. Ancora sotto abbiamo le novità che Cambridge ci vuole far sapere. Cliccando qui l'applicazione ci riporterà su YouTube o in qualche altro posto su internet dove vedremo dei video, insomma, di aggiornamento. Ecco qua. Andiamo avanti adesso su libreria e qui abbiamo modo di vedere tutti i vari servizi di streaming a cui possiamo accedere, i server che sono in questo istante online e a cui possiamo accedere e l'unità USB che è collegata in questo istante al nostro, diciamo, dispositivo. Magari facciamo una prova, avviamo Tidal, vediamo una playlist. Scusate, facciamo le mie playlist, se no ci perdiamo. Anzi, la mia musica. Ok, playlist. Ed entriamo su gennaio 2021. Riproduci. Come potete vedere l'applicazione è molto ma molto reattiva ed è un piacere utilizzarla. Mettiamo pausa, magari lanciamo qualche altro brano. Perfetto, stessa cosa identica avviene per Qbuzz, per par condicio magari lanciamo un brano pure lì, quindi le mie playlist, entriamo su Dance 2022 e facciamo riproduci. Ok, perfetto.
andando avanti vediamo i server, è inutile, vi faccio vedere, fa la stessa cosa identica, ed in ultimo l'unità USB che è collegata insomma all'hard disk, che ho per prova messo qua un po' di musica per vedere, magari facciamo questa volta play di questa. Qui addirittura anche più veloce chiaramente dei servizi di streaming. Ok, quindi andando avanti, torniamo indietro e andiamo avanti, scusate il gioco di parole, andiamo su radio. Radio, abbiamo qui la possibilità di spaziare in tutte le radio possibili e immaginabili, per tipologie, per decenni, insomma c'è tutto quello, diciamo, che vogliamo. L'ultimo sezione è altro, dove c'è la possibilità di impostare l'applicazione a nostro piacere. Che dire, io sono rimasto veramente colpito da questa applicazione, quindi ripeto e continuo a dire, bravi Cambridge Audio e i loro sviluppatori. Con le funzionalità dell'MXN10 di Cambridge abbiamo terminato, adesso non ci resta altro che ascoltarlo e capire come suona. God, you quando vejo o sol beijando o mar, Chimbala. Russet brandy in a diamond glass. Mar, cosa hai messo nel caffè? There's a place in your heart. Some people live for a fortune. What I said, I'd rather be famous instead. E così siamo giunti al termine anche di questa recensione ed è ora di trarre le dovute conclusioni. A mio modesto parere, Cambridge Audio con questo dispositivo ha fatto un ingresso prepotente nel mercato degli streamer entry level. L'MXN10 offre tutte le caratteristiche qualitative che si aspetta dal marchio, il tutto ad un prezzo più che ragionevole. L'interfaccia dell'app StreamMagic è reattiva ed estremamente facile da utilizzare, confermando l'MXN10 come un vero best buy. Non vedo l'ora di sentire anche le vostre opinioni, vi invito a condividere le vostre esperienze e i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto quello che avete visto, mettete un bel pollice in su. Se siete interessati all'argomento che tratto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi contenuti. Grazie ancora per aver seguito questa recensione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!